Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Guarda, ti dirò, 17.07, io sono in studio. Alla fine, gira che ti rigira, oggi tampone negativo e sono di nuovo, non con certo una voce squillante, fresca, ma sono in via Massena. Vale, non dire parola. No, ridisconnesso, no, aspetta, aspetta, che fermatevi perché la Vale è fuori controllo. Vale, se ti si sente in onda, parla pulito. E adesso, però è bello che ti sento. Dopo tra un po' ci sentirai anche tu a noi. Con calma, ragazzi, perché è un periodo che va così. Allora, facciamo una cosa. Metti la sigla intanto. Parto dei presenti, una certezza, la Marta, buonasera. Buonasera Daniele. Dovrebbe esserci anche Diego al telefono. Diego, ci sei? Eccomi. Ecco amore, ciao. Fresco, ciao. Ma perché lui, il poverone, è quello che l'ha preso peggio. No, vabbè, ma io proprio, a parte ancora due linette proprio pesanti, pesanti, quindi in pieno proprio. Poi hai anche un telefono che si sente da schifo, top. Top. Mi si sente male? Sì, un pochino. Sono sì. Dove ero ieri? Fa febbrone, febbrone, febbrone. Ora è sceso, fresco, no, molto mal di testa. Va bene, dai, amore, domani sarà sempre meglio e via così. Allora, ti spiego la situazione. C'è la Vale che ha il macchinetto a casa. Si era seduta davanti al macchinetto tipo un'ora fa, sai com'è lei, no? Come mai sbatta la prestazione. Abbiamo fatto le prove, funzionava e poi improvvisamente non va più. Allora io voglio salutare anche Ciocca e la Mary J, che ancora sono a casa anche loro. Io non so che dire. Venerdì avremo la puntata con Simon and the Stars. Punto tutto su quella. Vi dico solo questo, perché a questo punto mi chiedo quale astro ci sta girando intorno. Non c'è un verso. C'è la Vale? Vale. Nina? Amore, mi senti? Ti sento. Eccola. Non sentivo più niente. Ho capito, però siccome siamo in orario in trasmissione non è che puoi dire le parolacce mentre provi. Le avete tante? No, una piccola, okay. Una piccola abbastanza diffusa. Però si è sentita. Sì, si è sentita. Scusate. Prego, figurati. Tutto a posto quindi adesso, ci senti? Possiamo fare la puntata, Sì, ma è già partita la sigla, immagino. Sì. Allora vi faccio un a secco. Fallo a secco, che c'hai anche un rimbombo in casa che è stupendo, vai. Brava. Oh, okay, pezzettino, pezzettino. Sì, bravo. Allora Diego, noi ti salutiamo. Ti vogliamo sì, bene? Ragazzi, io oggi proprio mollo gli erbeggi a sì, voi. Sì, no, vai sereno. Tanto c'è la Vale che sa usare benissimo il macchinetto, per cui non ti devi assolutamente... Che non ho toccato niente. Va bene, amore, non c'è problema, non c'è problema. Quel che è, anche oggi, Vale, se vuoi dirla, la frase allatato... Anche oggi, come va? Ecco. Olè. Cioè, comunque, insieme fino alle 19, va bene? Dai, un bacio Diego. Noi mettiamo Nelly e cominciamo. Okay. Va bene? Vai. Le coordinate sono WhatsApp 347-342-5220. Email diretta@dj.it. Instagram Pinocchio DJ. Quanto è 2000 sto pezzo, mamma mia. Vale, ci sei? Sì, adesso sì. No, ti sento anche benissimo, sì, tra l'altro. Sì, sono in camera con Gina che durante la canzone è voluta entrare. Ah, pensavo ballasse. No, adesso vuole uscire, però se mi alzo devo staccarle qua. Però Vale, ascolta.
la lasci fare quello che vuole in casa sua, se ti puoi concentrare sul programma, perché hai messo Daniele in uno stato di agitazione. Cioè, stai dove devi stare, sei stata un'ora a guardare il microfono prima che cominciasse la puntata. Per quello... È alle 4:30 che ero pronta. Capito? Cioè, adesso c'è il programma, stai lì, stai buona. La Gina è a casa sua, fa un po' quello che vuole, starà nella stanza dove ha voglia di stare. È che c'è la porta chiusa, capito? Aprila. Ti apro dopo, ma devo staccare le cuffie. Ma no, sì. È che parli continuamente con lei. Allora adesso facciamo questo intervento durante la prossima canzone. Le apri la porta e chiudiamo l'argomento Gina. Okay. No, perché sennò diventi matta. No, hai ragione. Vuoi darmi subito una notizia? Sì, allora volevo parlarvi di una serie di notizie che ho raccolto oggi a tema vecchiaia. Mamma, io faccio spavento. Cioè, fresca non ero prima. No. Immaginati dopo questo mese in cui è successo veramente di tutto. Sì. No, lo so. La cosa più leggera è stato prendermi il Covid. E con questo, ecco. Per cui la freschezza la vedi subito nella pelle. Qui parlo dell'età biologica, per cui nella pelle, negli organi interni, nel sorriso, nell'occhio, nell'iride. L'American Heart Association, che si ritrova tra l'altro in un congresso a Filadelfia la settimana prossima, ha dato le linee guida per dimostrare 6 anni in meno a livello di età biologica. Innanzitutto dice: chi non segue buone abitudini dimostra di base 4 anni in più. Le buone abitudini, Pina, non è che sono una grandissima novità. Beh, me le immagino. E non le ho, tra l'altro. No, io comunque le ribadisco per completezza di informazione. Ok. Dormire dalle 7 alle 9 ore a notte. Senti, io quella, a parte questo periodo che è personalmente molto molto difficile, bene o male è l'unica che mi sento di dire che forse potrei avere. Ok, io no. Mantenere un peso sano. No. Vabbè, dai, più o meno. Controllare regolarmente colesterolo, glicemia, pressione sanguigna e mantenerle equilibrate, quindi. Quello sì, dai. Gli esami del sangue si fanno con regolarità. Mangiare sano. Sì. Non fumare. No. A fare 150 minuti di attività fisica moderata oppure 75 minuti di attività fisica vigorosa a settimana, che poi a fare i conti sarebbero 20, non li ho fatti io i conti. 22 minuti al giorno già potrebbero andar bene se fai una vita molto sedentaria, cioè se stai troppo tempo alla scrivania. Valgono anche micro esercizi fatti seduti. Certo, l'ideale sarebbe farli in piedi almeno, questi esercizi. Però da svegli, almeno da svegli. Esatto. Ok. A cornice di questa notizia c'è quello che viene definito effetto ET sulle ginocchia, che è il termometro della nostra vecchiaia, perché dalle ginocchia si capisce quanto tu ti stia comportando bene col tuo corpo. Però guarda che non è vero, ti posso dire, perché io le ginocchia ce le ho abbastanza buone. Sì, tu ce l'hai abbastanza bene, è vero. Ho il collo che è andato, capisci? Per cui, cioè... Tu hai effetto ET sul collo. Capito, cioè, e quindi, vedi, ho dei lupetti del cerco, ma... Però poi sai bene quanto a un certo punto me ne frego. Però, che devi fare? Tu a ginocchia come sei? Sono invecchiate. Non le ho mai amate tantissimo, perché io ho sempre voluto quelle a punta, però ci nasci. Però sono le vedo invecchiate. Sì, le ginocchia a punta, è presente? Quando, no. Se vedi le tipe sedute di profilo che hanno le ginocchia a punta, che sembra una montagna la gamba. Magre? Ginocchia magre? Gambe magre? Ma le ginocchia puntute, le mie sono quadrate. Però la paranoia mia che mi porto dall'infanzia. Okay. Sulle ginocchia si può intervenire con massaggi stimolanti e drenanti, camminare, far scalini, pedalare, nuotare o fare squat. Questa è la buca di... Non lo so. Cos'è la cosa che ai nostri ascoltatori e ascoltatrici fa sentire vecchi all'improvviso? È il calo della vista? Ci sono, per ognuno c'è un segnale che quando cominciano a darti del lei? Sì, quando ti siedi su una sedia e dici opla. Per esempio, mi hanno chiesto se ero la madre di mio cugino che ha 2 anni meno di me e ha barba e capelli bianchi. Per dire, è brutto, sì, è brutto. Sì. È brutto. Mi chiedono sempre se sono la madre di mio marito.
È brutto. Ragazzi, ma è brutto. Ma poi cosa ve ne frega di ma sapere poi, ragazzi, il grado di parentela tra capisci? I due? Capisci? No, la gente vuole sapere di chi son madre. Di nessuno. Va bene? Mettiamo la canzone, vai. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17.33, te la dedico ai miss, Vale. Ma mi sa che domani ci vediamo. Ma vedessi com'è bella via Massana 2. Ma vedessi com'è bella via Massana 2. Allora, in studio siamo io, la Marta e Daniele. A casa c'è la Vale col macchinetto che sta prendendo confidenza. Com'è? Dai, è carino alla fine. È molto carino, cioè... sì, voi mi sentite bene, io vi sento abbastanza bene. L'effetto in cuffia non è come essere in radio con te, però... Certo. Però senti, è partita questa cosa del cosa vi fa sentire vecchi. E poteva essere anche, non per forza un tema, ma sono arrivati dei messaggi super carini. E quindi io ti direi che li sentiamo. Sì. Allora, tipo, leggo Alessandra che dice: mi sono resa conto che stavo invecchiando, a parte le rughe, le rughette, quando si sono presentate sulle mani e sul viso le macchie degli anziani. E io le ho tutte. Io ho di buono che ho tutte le mani tatuate, per cui le vedi meno. Tu sei stata previdente, sei stata saggia. Ma infatti mo vedi cosa mi faccio in faccia. Vado con un audio. Sì. Ragazze, io ho appena compiuto 55 anni e da poco, causa menopausa, purtroppo come tutte noi ho un leggero, insomma, leggero virgolettato gonfiore addominale. È entrato questo cliente in ufficio e mi ha chiesto se fossi incinta. Io l'ho preso come un complimento. Voi che ne fate bene. È stupendo perché arrivi a un punto nella vita dove l'essere scambiata per un'incinta è sempre meglio che grassa o vecchia. Non so come dire, cioè, la vita è un continuo cambio di emozioni. Cioè, è vero. Fa veramente ridere. Un'altra dice: mi sento improvvisamente vecchia quando mi... quando affermo di non essere sposata, di non avere un compagno, di non avere dei figli, e la gente non mi dice più: dai, c'è ancora tempo, devi avere un po' di pazienza. Mi risponde semplicemente: ah, urca. E negli occhi leggi: oh poverina, è tardi. Quello lo fanno anche con me. Prego, Marta. Ciao DJ, io ho sempre avuto un aspetto molto giovanile, mi danno tranquillamente 8-9 anni in meno di quelli che ho realmente, però ultimamente con la vista sì che ho dovuto comprare il mio primo paio di occhiali più uno per leggere meglio, e mi sento veramente tanto vecchio. Ma quella è esagerato. Gli uomini la prendono peggio, sai? Perché succede così, dicono: superati i 40, da un giorno all'altro, perdi la vista. Perdi la vista, cioè cominci ad abbassare. Sì. Il problema è che se non lo accetti, cominci a sforzare, quindi perdi più velocemente. Quindi andrebbe più che i più uno o andare per tentativi. Meglio di tutto è farsi la visita e farsi degli occhiali appropriati della gradazione, perché allora lì in qualche modo ce la fai. E poi ingrandisci i vari font del telefono, del computer, cioè. No. Cos'è che vuoi dire? Fai, guarda, invece tu devi andare come con i piedi di piombo. Il font a 12 lo utilizzi a 16 e ti sembra di vedere come quando eri giovane. Questo è un consiglio. La Paola dice: ho iniziato a sentirmi vecchia quando la piega in faccia, quella del cuscino, impiega molto più tempo ad andare via. Va via nel pomeriggio. Che tenerezza. Ragazzi, allora, io e mio marito abbiamo un'età, diciamo, lui 58, io 55, abbiamo capelli bianchi tutte e due, però insomma siamo abbastanza giovanili, no? Quando mi sento vecchia, quando praticamente vai al supermercato e il martedì c'è il 10% di sconto per gli over 65. L'altro giorno la cassiera ci ha rincorso e ci ha detto: ragazzi, scusatemi, non gli ho dato lo sconto del 10%, oggi era per gli over 65, e noi, signorina, ne abbiamo 10 meno. No, ragazzi, la puntata è amara, ma vale la pena di essere vissuta, ve lo dico. 347 342 5220. Forse non è freschissimo come pezzo perché è del 2001, ma ci sta di brutto. Shaggy con Angel.
Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Ma l'ho risentita volentieri questa. Ma sai che anch'io? È vero? Sì, di brutto. 17:41 Radio DJ, cosa fa sentire vecchi o vecchie? Arrivano, vabbè, tette che cadono, doppi menti, dei grandi classici. Andiamo con ancora una carrellata, devo dire, fa molto ridere perché c'è da una parte quell'amarezza, no? Di prendere coscienza che non si è più freschissimi, dall'altra però c'è un'ironia che, voglio dire, ma vale più di qualunque, ma più di qualunque gioventù. Qualcuno dice: mi danno tutti del tu al telefono e dal vivo del lei. La prima volta che mi sono sentita vecchia è stato quando avevo mia figlia in braccio, avevo 17 anni, un bambino mi ha pestato il piede, mi ha guardata e mi ha detto: mi scusi signora, volevo morire. Vabbè. Lì c'era, però c'era il bambino piccolo, te col bambino piccolo, dai. Per esempio, la Giulia, i tempi di recupero dall'hangover. Quando faccio serata con le amiche ho bisogno di almeno tre giorni per riprendermi. Sì, sì, il terzo giorno riprendi a sorridere, dai. Io invece, ciao, mi chiamo Denise e mi accorgo di essere in quell'età lì, quella della seconda giovinezza, quando cerco di fare dei discorsi seri con amici, compagno oppure figlia e ho un sacco di cose da dire, mi spiccio nel dirle perché so che se qualcuno mi interrompe, niente, non mi ricordo. Sai anche qual è un brutto segno? Dire seconda giovinezza, secondo me. Ma si stava anche dimenticando quello che stava per dirci comunque. Amore! Meno male che oddio, vabbè, ma una dice: mi sento vecchia quando guardano me e mia mamma e ci dicono: siete sorelle. Che fatica. Comunque lo sconto del 10% per i pensionati io quasi quasi l'avrei preso. Ma io sono d'accordo con te, ti posso dire, ci sta. Un signore dice: mi ha chiesto quest'estate se ero la madre della mia morosa e lei è più vecchia di me. Ah, che brutto. Però mamma, cioè, mia. Questa necessità di capire le relazioni. Sì, di dare i ruoli, ma fregati. Ma, cioè, nel dubbio, no? Nel dubbio, o chiedere se una è incinta. Sì, poi, sì, lo so. Lascia stare, cioè, ma perché infilarsi in quei cul-de-sac che... No, no, sbaglio, ma Vale? Ma certo, assolutamente, ti pare? Mauro dice: superati 40, il posto del preservativo nel portafogli, lascia il posto alla bustina di Oki. Ok. Ma bisogna anche però perdere delle speranze in questo senso. Mi sono sentita vecchia quando quest'anno e anche l'anno scorso, lavorando a scuola, sono venuti a iscriversi i figli di quelli che facevano l'ultimo anno quando io ho cominciato a lavorare in segreteria. Valentina sei da Torino. Vecchia però, veramente. Ma Vale, ma sei fuori. Scherzo. Che maledetta. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:47 Radio DJ, ha preso piede questo tema di che cosa vi fa sentire anziani, anziane o vecchi, vecchie. Poi in realtà è quella roba di passare a una fase successiva della vita. Sì. Che comunque... sì, per alcune cose io sono molto... Sai che non è che mi faccio grossi scrupoli, no, Vale? No. Però io veramente mi sento molto più serena ora. Anch'io, però secondo me perché siamo entrate in un'altra fase. Cioè, quale? Non voglio dire la terza età, però No. rispetto a, io mi ricordo che rispetto a quanto mi faceva soffrire la percezione degli altri di me vecchia quando ne avevo 35-40, adesso che ne ho 46 non me ne frega più niente. Cioè probabilmente siamo in un'altra fase ancora di vita. Boh, ci sei persa, sì. Lo vedi che non hai memoria, Valentina. Qualcuno cos'è che stavo dicendo? quella roba lì. Qualcuno dice: mi sento vecchia quando non mi vengono i nomi e chiamo tutto tipo passami come si chiama o dammi come si chiama. Oppure controllare il meteo tutti i giorni, anche questo è anziano, questo è anziano, sì. Capito, sì. E poi un po' di vocali, dai, un paio. Ciao Pinocchi,
Secondo me si comincia a diventare vecchi quando i dolori invece di andare via si spostano. No. Ciao Corrado. Ciao. Oh, che cuore Corrado. L'ultimo per questo giro. Mi sono accorta di essere diventata vecchia perché prima lavoravo ad Ibiza e andavo a ballare quasi tutti i giorni, tornavo tardissimo e alle 8 andavo in ufficio. Se lo faccio adesso mi ricoverano. Capito? È vero, quanti dritti ci siamo fatti noi, cara Pinuccia. Qualcuno dice avete della musica pazzesca in questa stagione. Bravi Pinocchi, tutti, tutto merito di Emiliano Pepe. E infatti eccone qua un'altra. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:07 Radio DJ. Mamma, sto ridendo con la Marta qua, Vale. Stanno arrivando tanti di quei messaggi su cosa vi fa sentire vecchi. È perché sono tante micro cose. Lascia stare le rughe, le cose. Quello ok è che poi magari in una quotidianità finisci anche per abituarti, ma ci sono degli input esterni. Certo. Che sono delle sciabolate. Sì, sì, dei momenti, degli attimi, delle parole. Dei meccanismi. Sì. Per esempio, quando devi inserire la data di nascita sui siti internet e devi scorrere l'anno e scorri, scorri. È vero. Vai nel 1900, c'è l'altro secolo. È vero. E poi parte il 1900 e vai indietro, dai, vai nel 1970, Safaddi. Capito? Quella roba di famosa. È verissimo. È micidiale. No. Comunque vi volevo dire che sono appena stata in farmacia. Io sono Linda, 56 anni, e il commesso, il dottore, avrà avuto una trentina d'anni, mi ha dato troppo del tu. Ciao a tutti. Ah, ciao. Brava. Beh, buono. Qualcuno dice mi sento vecchio quando per fare le scale uso il corrimano. Ragazzi. Beh, io ormai in macchina viaggio solo con col braccio appeso. Ah, vabbè, ma quello presente, il braccio appeso alla... Mettici la paura che è subentrata con l'età, però quella roba lì mi fa sentire molto sicura. Sai qual è il tuo prossimo step? Il maniglione nella doccia. Cara Vale, mi spiace. Ciao Pinocchi, sono Barbara, 53 anni quasi, diversamente giovane, ma il lato positivo c'è, almeno le mie gambe non sono più pelosissime. Ho 4 pelucchi finalmente, dopo anni e anni di estirpazione, con l'età si diradano. Ciao! Oh, almeno questo, l'Antonella dice mi sono sentita... È vero, anch'io. Vedi. Mi sono sentita vecchia quando un paio di settimane fa alla biglietteria della stazione mi hanno fatto lo sconto over 60 senza neanche chiedermi documenti. Palle! Ho capito di essere vecchia quando ho cominciato a comprare birra di marca e a notare con gli occhi a cuoricino gli sconti al supermercato. Attenzione, infatti qualcuno dice mi fa sentire vecchio quando quelle rare volte sabato e domenica mi riesco a svegliare tipo alle 9 e dico ho dormito fino a tardi. Io in questo devo dire mantengo la gioventù. Se mi fai dormire io faccio le 3 del pomeriggio. Cioè, potendo vedi. Poi andiamo avanti. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio. Sempre meglio di Basilio, se è una femmina non so. Ma chi se la ricorda? Infatti la Marta non sa di che cosa stiamo parlando. Bugiarda, Vale. Te la ricordi? Beh sì, programma, ma certo, programma storico. La Marta non se la ricordava, ma neanche Daniele. Guarda, le prendi Daniele, non mi interessa niente. Qualcuno dice, mi sento vecchio quando dico 2 giorni fa e poi in realtà si può trattare di una roba successa una settimana fa, 2 mesi fa. E quel senso del tempo un po' alterato. Ancora uno. Ah sì, allora mi fa sentire vecchio quando per criticare un pezzo inizio con la frase ma la musica di oggi. Ecco, quella roba lì io ve l'ho sempre detto, Vale, tu lo sai, il giorno che io dico una roba così mi sparate. Perché veramente vuol uno dire... Uno schiaffo forte, dai. Guarda, non merito di andare avanti perché è proprio una cosa che ho sempre trovato proprio brutta. Non la voglio mai dire, ti prego.
Per esempio, no, ma sai non che... la dirai, non la dirai. Ah, sai che è un bel ragazzone ancora, perché comunque è tosto, è sempre stato, è Lello, è grosso, è un fenomeno. Lello Cool J. È Lello Cool J? È sempre lui. Del 97, freschissimo era all'epoca. E poi si leccava sempre le labbra. Tremendo. Bravissimo. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. È il fenomeno uno solo ed è LL Cool J. 1997, 18 e 15 minuti e andiamo avanti col sentirsi vecchi. È una cosa che dipende intanto dall'esperienza personale, perché poi il senso del tempo che passa, da una parte sì, ci sono tutti quei tratti legati proprio alla fisicità, sì, ma poi è proprio la società che ti rimanda indietro qualcosa che magari sì, tu che magari non ti appartiene neanche. Brava, cioè, lo so, nel senso che poi tu alle rughe, alle cose, un po' perché non vedi, un po' perché ti abitui, non ci fai più caso, però improvvisamente hai questi input che te lo sbattono in faccia. Certo. Sei vecchia, capisci? Sì. Quindi questa roba qua un po'... Allora, sentiamo un po' di vocali. Vai, Marta. Arrivo. Eccomi qua. Mi sento vecchia quando i bambini mi chiamano signora, nonostante io abbia 14 anni. Ecco, allora, però questo è un segnale che salva, è un po' un bomba libero tutti, eh? Cambia look, però. No, però questo vuol dire che se succede... A lei, no? Certo, certo. Mentre per esempio qualcuno dice: mi fa sentire vecchio che la mia più grande soddisfazione è avere la casa pulita e le lenzuola stirate. Ecco, quello potrebbe essere un brutto segnale. Ragazze, la tinta ogni 15 giorni e poi la tiriamo lunga con gli spray. Tragedia. Ciao, Erika da Reggio Emilia. Ammazza come ti crescono però, sorella. Antonella dice: sento vecchia quando vado dritta come un fuso in una stanza per qualcosa, arrivo e non mi ricordo perché sono andata lì. Si è vecchi anche quando invece che gioire per un bel vestito, un po' di sano shopping, uno gioisce quando compra l'aspirapolvere. Ciao Deborah. Brava, è vero. Andrea, cioè, dice: telefonata con amico da sempre, un tempo parlavano di ragazze, adesso dell'offerta sulla pasta, delle cose. Che tenerezza. Ho capito di essere vecchia quando ho cominciato a comprare birra di marca. Ah no, questa era questa l'abbiamo sentito. Sì. Ma ne stanno arrivando un tanti. Po', la marca un po'. È un po' in palla. In tutto questo, ragazze, voglio dirvi che Pippo l'ha decretato l'uomo più sexy dell'anno. Pippo? People. Ho capito Pippo. Ma chi è? L'amico di Topolino. Ciao Baudo. No, People, sai che la rivista People è 20 anni che ogni anno decreta l'uomo più sexy dell'anno. Quest'anno è Patrick Dempsey, che di anni ne ha 57, mi pare. Ha capito? 57 anni. Pensa a questo qui che ci scrive: prima mi dicevano assomiglia a Michele Placido da giovane, adesso mi dicono assomiglia a Michele Placido. È invecchiato con lui. Oddio. E poi lo dico anche perché c'è qui la Marta e glielo riporterà con gioia. Qualcuno dice: mi sento vecchia quando ascolto Say What. Non capisci niente. Oppala. Oddio ragazzi, dai, 347 342 5220, anche perché o la prendiamo a ridere o come la vuoi prendere? No, per forza a ridere. Oppala, dai. Io Pippo. La strada. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:30, Radio DJ, anche stasera non abbiamo un verso. Allora, in studio ci sono io con la Marta e Daniele. La Vale è a casa col macchinetto. Diego è meglio che riposa. La Mary J uguale, anche Ciocca che è asintomatico ma è comunque a casa. Certo. Allora,
Il tema è sentirsi vecchi. Che dici? Quale miglior tema in questi giorni? Ma in realtà, ora, se non altro, il Covid da questo punto di vista è molto trasversale. Democratico, sì. E poi, insomma, che fosse Covid o che fosse un'influenza, siamo del parere che quando uno c'ha qualcosa che si attacca agli altri è meglio se sta riguardato, punto. Certo. E chiudo. Detto questo, il tema di sentirsi vecchi non dipende necessariamente da un'età, oppure sì, oppure da dei segni visibili, ma anche da tanti piccoli dettagli che stiamo tirando fuori, tipo oioia. Qualcuno ha scritto quando ti siedi oioia. O quando ti tiri su, quando ti tiri su, che oppala. E poi qualcuno dice viaggiando molto ascolto molto la radio. Ci sono tante notizie divertenti, serie, e mi dico mentre le sento: stasera le racconto alla mia compagna. Eh no. E poi niente, me no. Dimentico. È così. Che tenerezza. Ciao, sono Paolo. Così? Sì. Tra l'altro era un culicchi, ragazzi. Non so voi, ma per me era un culicchi. Ma possiamo risentire, scusa, ma... Oddio, aspetta che l'ho perso. Però io quando l'ho sentito ho detto tienilo, Marta, perché questa la male piace. Messaggi che non si capisce se era stanco, gli è venuto da ridere, e poi comunque non ne ha mandato un altro, capisci? No, non ha più mandato niente. Si è mortificato. Aspetta, vai tranquilla, se c'è, se no pazienza, ci è piaciuto così com'era. Ok, intanto lo ricerco, intanto c'è lei. Ah, vai. Ciao ragazzi, io mi sento vecchia quando tolgo il reggiseno. Ciao. Ci sta. Qualcuno dice mi sento vecchia pensando che come calendario dell'avvento botta di vita ho comprato quello delle tisane. Anch'io. Precoce. Da 2 anni. Io ho già comprato quello per Gina. Amore, ma quello non c'entra con la vecchiaia. Non è vecchiaia. No, assolutamente. Abbiamo Paolo. Ciao, sono Paolo. Sì, ci piace. Paolo. Mettila, non essere timido. Paolo, riscrivici. Facci sapere di te quando vuoi. Allora, mi sento vecchia quando devo usare la pila del telefono per leggere il menù del ristorante. O quando lo devi fotografare e allargare poi sulla foto. Ok. Oh, issa. E poi mi sento vecchia quando le commesse della profumeria mi danno le creme anti-age come campioncini senza chiedere, di default. Ragazze, però non si fa. Cioè, ma tu raccatta, via. Tu raccatta, ma non si fa. Non si fa, cioè... Nel senso, guardami e capisci se sono pronto o no a quel gesto, eh? Ok. Certo. Sapete da quando mi sento vecchia? Da quando ho cominciato a desiderare il bimbi tanto quanto desideravo le Louis Vuitton. È quella roba là, quella roba là. Estate di qualche anno fa, io e mia moglie rientriamo a casa dopo una bella e lunga serata. Sì. E sul portone incontriamo la ventenne del piano di sopra, stavo uscendo. Urca, bella e lunga serata. Beh, stasera abbiamo fatto le 11. Che tenerezza. Ecco, ad esempio, mi sento vecchia ora che ho ravanato nella borsa 20 minuti per cercare il telecomando del nuovissimo basculante del nostro garage, dimentica del fatto che ce l'ho attaccato alle chiavi della macchina. Vabbè, dai, guarda, è il meno, ci sta anche l'orario, 347-342-5220, l'eleganza, I'm sorry. Mamma che bellezza. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:37, devo dire, ragazzi, abbiamo messo su una specie di piccola enciclopedia di quei milioni di piccoli dettagli che in qualche modo ci fanno sentire
non più freschissimi, non più giovanissimi o giovanissime. Sì, che però condivisi in qualche modo aiutano. Ma ragazzi, è la natura, cioè, perché da una parte c'è quella dimensione per cui devi essere sempre pazzesca, tirata, performata, che non so perché, forse perché siamo qui dalla mattina alla sera negli ultimi 20 anni, non ci ha prese. No, a noi. No, fortunatamente su no. Su noi non ha attecchito, non no. Ci siamo rifatte niente per adesso e mi sembra anche un po' fuori tempo farlo no, da qui in poi. Ma ti dirò di più, noi facciamo anche quella roba lì di uscire di casa senza truccarci alla nostra età. Alla nostra età in pigiama, struccate e ancora vestite da lockdown, che voglio dire, cioè, peggio di così non si poteva. Eppure, però sono questa specie di siparietto messo su oggi fa capire anche quanto tutto sommato, cioè, il tempo passa e grazie a Dio, nel senso che esserci è tanta roba e ce lo raccontiamo e condividerlo è anche molto divertente, sì. Onestamente. Qualcuno dice mi sento vecchia quando rivedo i miei compagni di scuola e penso mamma mia com'è invecchiato. Questa secondo me è proprio, guarda che... Perché ci vediamo giovani. È quello. No, non particolarmente, avendo un marito pischello bellissimo, tenuto benissimo. Ma anche però... anche il mio è più giovane di me, forse più giovane ancora di quanto il tuo lo sia, però io mi sento coetanea sua in questo. Cioè non riesco a... Ecco, se rivedo foto mie da giovane, allora mi rendo conto che forse qualcosa è successo. Ma guarda Vale, non so se tu hai quella cosa che tutti i giorni il telefono ti ricorda che stai veramente in carta percorrendo. Però quella cosa finché era l'anno scorso, dai. Sì, cioè sì. Ci siamo. Quando cominci a farti vedere 5 anni fa, la situ è gravetta. Sì. Sentiamo gli ascoltatori. Ciao Pinocchi. Io sono Marina da Milano e mi sono sentita vecchia quando, andando ad acquistare dei prodotti in farmacia, mi hanno chiesto: stiamo facendo la prevenzione sul test dell'esame delle ossa per l'osteoporosi, vuole partecipare? Perché succede anche quello. Succede anche quello. Qualcuno dice: da quando prendo le mutande a vita alta? Io mi trovo più così comode, bene, ragazzi. Ma così bene. Ci sono anche quelle di Skims, della Kardashian. Top, mi trovo benissimo. Mi sono sentita molto vecchia quando ho cercato di aprire la sbarra del centro commerciale col telecomando di casa mia. Mi dite basta? Bacio Ale da Roma. Molto bello, bellissimo. Mi sono sentita vecchia, dice la Cla. Da quando preferisco uscire a pranzo invece che a cena perché poi non digerisco. Oh amore, ma guarda che il pranzo è la nuova cena, Emi lo dice da un po'. O comunque cena presto. Io invece mi sento vecchia da quando lo scorso Halloween abbiamo deciso di andare ad una festa io e il mio compagno, ci siamo vestiti, truccati di tutto punto, arrivati lì, abbiamo aspettato l'inizio della serata, il DJ set e tutto il resto e dopo un po' io ho detto a lui: te ne vuoi andare? Ha scaricato la colpa, ma voleva andarsene anche lei. Certo, Lale dice: aspetto il mercoledì e sono contenta perché c'è chi l'ha visto. E oggi è mercoledì, è quel giorno. Ultimo audio, ultimo scritto per questo gruppo, perché dopo quello che leggo io, amore, è una roba, mi viene da piangere dalla tenerezza. Vai Marta. Io invece, grazie a mia figlia di 2 anni che quando si siede fa oppalà, mi sento molto più giovane del solito. Ecco, la Giovi dice: quando tossisci e fai una puzzetta contemporaneamente, ma senza controllo. Il passo dopo è la pipì, eh? E va. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Mi mandi messaggi, Vale. Uno più bello dell'altro, di quei piccoli segnali che ci fanno sentire un po' più in là con l'età. Dai, sì. Quella roba là. Oggi c'è presa così, l'abbiamo tirata lunga, però devo dire c'è una grandissima partecipazione, una grandissima ironia e una grande condivisione. Cioè, alla fine il fatto di non sentirsi soli in certe sensazioni allevia anche un po', no? Evidentemente dalla risposta del pubblico ce n'era di bisogno.
Perché sì, poi questi piccoli smacchi che tu affronti con te stesso è difficile condividerli con gli altri, buttati fuori. No, insomma, perché comunque ti dico, a me per esempio la roba che mi dà fastidio è quando mi dicono che sono la mamma di mio marito. Perché, no, certo, ma non per la vecchiaia, ma per il fatto che, cioè, io sono sua moglie, capito? No, ma mi togli un ruolo. Poi dopo, se uno pensa che ho 80 anni, non è che me ne freghi più di tanto. Qualcuno dice mi sento vecchia quando invece dei collan 40 denari sto bene con quelli 70 a compressione graduale. Mi chiamo Sandro. Ti amo, Sandro, io ti amo. Ciao ragazze, inizio a sentirmi un po' vecchio perché quando passo vicino a dei lavori in corso inizio ad essermi attratto. Butta l'occhio, butta l'occhio. Molto bella anche la Sami, che coglie una sfumatura sottilissima ma interessante, perché non mi riguarda, ma potrebbe un giorno sorprendermi e penserò a te, Sami, nel caso dovesse succedermi. Dice: sono consapevole che sto diventando vecchia dal fatto che prima il pezzo più buono lo davo a lui, ora il pezzo più buono lo voglio io, perché si diventa anche tirchi. Accumulatori e tirchi. Sì. Guarda che sofisticatissima questa, sì, è stupenda. Io mi sento vecchia invece quando in ufficio arrivano a fare colloqui ragazzine di 20 anni, guardi il tuo collega e dici: potrebbe essere mia figlia. Porca. Eh sì, è così. Beh. Marta potrebbe essere nostra figlia. Ma credo. No, non sono più così giovane. Marta, quanti ne hai? Ne ho, devo fare i 28 fra neanche un mese. Mia, potresti, anche mia. Vabbè. Avuta giovane, ma sì. Vi vedo come delle sorelle. Crepa. Grazie. Crepa. Allora, qualcuno dice: mi sento vecchia quando in ufficio, dopo un po' di ore che sono seduta alla mia scrivania, mi devo alzare e mi dico da sola ad alta voce: oh Issa! Sto male. Ma perché la vita è così? E poi ho iniziato a sentirmi vecchio da quando ho iniziato a usare gli occhiali per mangiare. E anche anche io. Oh, ma perché non, cos'è che non vedete di quel non cazzo? È che non vedo proprio, cioè, che dici, penso di mangiare il pollo invece, cioè, però li metto. Per mangiare li metto, ma poi una fame col COVID, Vale, non ti dico. Ma sai che quello anch'io? Vale, io l'altra sera ho cenato presto, perché per l'amor del cielo, avendo fatto la radio a casa alle 7:15 era tavola. A mezzanotte mi sono voluta fare 3 belle fette di pane con l'olio nuovo toscano a letto, ma grosse, mangiate sdraiate, sì, con la mappina nel letto, sul petto, sì. Ma una fame ma portentosa. No, quella anch'io, speravo fosse un premestro, ma no, anche Vale, in questo caso non è. Va bene, dai, mettiamo una canzone, va là. E tra l'altro, che canzone, per quello che non è mio figlio ma mio marito. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ai 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 ai, ragazzi, musica meravigliosa, puntata super divertente, mi sono fatta un sacco di risate, veramente grazie mille. C'è anche gente che dice: ma da un certo punto in poi mi trovo comodo a camminare con le mani dietro. Perché effettivamente hanno un senso quelle mani sulle reni. Sollevano, scaricano, Scaricano. Un pochino sì. Allora, dai, è stata una puntata super carina. E, Vale, allora, diamoci, perché in là, troppo in là non ci possiamo dare delle certezze. No. Domani, secondo te, sei negativa? Io domani sono negativa, sicuramente. Da sì, perché ho fatto da poco perché sei giovane?
Sono giovane, a me il Covid mi dura niente. Noi pem, oh issa, esatto. E ci passo. Quindi no, può essere comunque che domani tu sia in studio. Sì, sì, è molto molto probabile. Io ringrazio tantissimo la Marta che è stata amorosissima. Grazie, sì, ragazze. Grazie Daniele per la pazienza. Domani la formazione è ancora diversa, ci sarà una Fosca, ci sarà forse un Filippo, non ho capito, sì, domani Filippo. Comunque Pinocchio c'è. Pinocchio continua. Pinocchio per adesso Pinocchio non molla. Non finisce qui. E poi Vale, ti posso dire una cosa? È mercoledì, c'è chi l'ha visto. Evviva. A domani, ciao. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.